Ci occupiamo del ponte sullo stretto sganciato dal recovery plan. WeBuild sarebbe pronto a costruirlo attraverso un project financing con le regioni Sicilia e Calabria che avrebbero già dato l'ok al progetto. Il ponte sullo stretto potrebbe non essere più una questione di soldi. WeBuild, il colosso delle costruzioni formato da Impregilo e Salini, capofila del general contractor Eurolink che si è aggiudicato l'appalto per la realizzazione dell'opera, sarebbe pronta a costruire la megastruttura subito in 4 anni utilizzando il metodo Genova, dove proprio WeBuild ha ricostruito in tempi record il ponte Morandi. La proposta di partire subito con la realizzazione del ponte sarebbe già stata concordata con le due regioni, Sicilia e Calabria, con l'assenso dei presidenti Musumeci e Spirli, che vogliono ribadire la centralità dell'infrastruttura. Centralità evidenziata anche ieri al presidente del Consiglio Mario Draghi, dal sindaco di Messina Cateno De Luca nel corso della videoconferenza con i sindaci delle città metropolitane. Concludo facendo riferimento a quelle che sono le note del presidente che le ho mandate il 5 marzo per quanto riguarda il nostro disappunto su quella che è la suddivisione delle risorse nell'ambito del territorio nazionale, e un'altra che fa riferimento al 20 marzo per quello che per noi comunque rimane in strategica la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Ma secondo l'idea di Salini non ci sarebbe più nemmeno bisogno di rincorrere il recovery plan, perché sarebbe pronto un progetto di finanza per realizzare l'opera con le due regioni pronte a metterci la parte mancante, creando così un asse politico imprenditoriale. Servirà però la volontà politica del governo nazionale, che si troverà sul tavolo il progetto tutto pronto, senza tirare fuori un euro.